Pilar Ayame che saluto, buongiorno. Buongiorno Elena, Buongiorno. eccoci. Beh sì, proprio da lì, dal Friuli Venezia Giulia, siamo partiti, anche se molti commentatori, abbiamo parlato col direttore del Messaggero Veneto, che a dispetto del nome è in realtà un Giornale quotidiano del nord-est, del il Friuli friulano, Venezia proprio Giulia, friulano, dice friulano. che è Messaggero Veneto, ma è Cioè, Friuli friulano. Venezia Giulia, quindi Messaggero Veneto. Ebbene, loro ci dicevano che proprio parlare di un flop dei 5 Stelle forse non è È così un po' per. azzeccato. Sì, no, innanzitutto perché il dato nazionale è diverso rispetto al dato regionale, ma soprattutto perché loro si presentavano per la prima volta, quindi non è un dato così basso, e nello specifico la preferenza al candidato è arrivata quasi al Eh 20%. sì, perché c'era un 13% per la lista, 13 e spiccioli, e invece lui ha ottenuto il 19%, così come la stessa Serracchiani che ha ottenuto più dei voti di lista, quindi è giusto, Ha vinto su quello, eh. come hanno sottolineato molti, che si tratti di un successo personale. 2000 voti il distacco finale della Serracchiani, mentre invece a Roma lei ha fatto un capolavoro sicuramente perché nessuno avrebbe scommesso un centesimo sulla sua vittoria in questo momento, in questa situazione, con un disastro di macerie dentro il partito. Lei stessa si era detta molto arrabbiata con il partito perché si sentiva abbandonata proprio nei giorni in cui si chiudeva la campagna elettorale per riconquistare una regione che era in mano al PDL. Ma cos'ha in mano Solibello? Che cosa sta succedendo? Non lo sto facendo io, è la grafica tridimensionale Ah, che ci sta ecco. aiutando a C'è una capire. bandiera, direi piuttosto turca, Sì, sì, quelli sono le. mezzaluna e Che una salta stella, dove? sì, su un Su un carro. carro. Ecco che cosa sta succedendo, Elena. Carro Stiamo con 5 assistendo. stelle? No, 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 ma è no, un sì, carro però. deviante, Un come carro, grafica. esatto. Esatto. Diciamo che è un carro Del e stiamo, del vincitore. vincitore, stiamo assistendo, quindi stellato in quel senso, stiamo assistendo a una tipica attività della politica italiana, il salto sul carro del In questo vincitore. caso sono i giovani turchi che cercano di saltare sul carro di Di Renzi. Renzi, cioè Renzi che fino a ieri Strano, avevano, strano. Perché? possiamo Ma dire, perché? un po' ignorato, un po', beh, non ignorato, un Gli po'. diavano quasi del fascista. No, 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 fascista no. fascista no, Però no, no. No, però erano molto lontani da è molto Renzi, i giovani lontano, turchi, ed erano molto molto vicini a Pierluigi, a Bersani. Si avvicini, Erdemani, anche lei. lontano. Eccoci qua. Ecco, Ma fino a io non ieri voglio fare la vicini a parte di Bersani. Bersani. Oggi non guardano più Pierluigi e via, è Via. arrivato il nuovo, e allora tutti sul nuovo carro Vabbè, c'è un di Renzi. presidente che ha fatto un discorso in cui dice fate ste larghe intese, quindi proprio le benedice, le chiede, anzi quasi minaccia dimissioni se non si fanno. E Renzi è l'uomo giusto in questo Ma senso. Non è secondo me, andato quel. Lui io era starei andato a fare quella attento. cosa. Lui No, io starei, no, starei era andato attento. ad Arco, non Ma so, no, aveva ma non, fatto. ma Ma no, sì, ma no, sì. ma il piano di Renzi è chiaro: aspetto un anno e fra un anno, quando questo governo delle larghe intese è decotto, arrivo e porto a casa il palloncino, l'orsacchiotto, quello appeso Mentre del Lusenti palloncino. pensa che voglia entrare in gioco prima. No, Ma non so no, se lui vuole entrare in gioco prima. Dico che però potrebbe essere un buon i momento giovani per turchi lui, lo per hanno come. chiamato in causa Lui adesso, ieri ma secondo me. esplicitamente ha detto di non prendere in considerazione Eh questa sì. Eh ipotesi, diciamo che l'ha sì. esclusa, e ha detto Beh, per certo ora non è perché. sul tavolo. Parlando C'è il di rischio di tattica. bruciarsi. Ecco, questo dico, parlando di tattica, forse non è proprio conveniente a Renzi ora sobbarcarsi questo tipo di impegno. Sì, qui la metafora giusta è quella del ciclismo. Del ciclismo lo sprint Bravo. Come si fa? si basa Come si fa? nel cogliere, saper cogliere il momento giusto per uscire dalla scia del compagno che ti sta tirando la Sei a volata. ruota? Se esci troppo tardi, esatto, se esci troppo tardi c'è il rischio che qualcuno ti buci, se esci troppo presto anche c'è il rischio di arrivare spompato Al al traguardo. traguardo e qualcuno magari che è partito un attimo dopo Ti ti può prende. infilare. No, Quindi. è che in un clima di larghe intese o di inciucio, come lo chiamano più nettamente altri, Renzi sembra l'uomo giusto, Ma francamente. non adesso, in questa situazione, in questo momento, nell'Ohio d'Italia, no, quella era vecchia. Però insomma, in questo momento sicuramente non sarà lui a guidare il governo delle larghe No, intese lui non conviene, certo, però. e non gli No, non gli conviene. E conviene. allora, se clicco da Mettiamoci questa, Amato, è un mettiamo uomo nuovo, Amato, vogliamo un probabilmente, sì. uomo nuovo, mettiamoci Amato, scusate, cioè Esatto. intanto prepariamo, è un giovane tra l'altro, così lo prepariamo e poi mettiamo un ragazzo con più esperienza come Come Renzi. Matteo. E allora c'è anche Cinzia Poli. Buongiorno. Buongiorno. Ho portato le question news. Ma perché Ah. tutte queste notizie? Perché Deborah Serracchiani ha vinto le regionali in Friuli Venezia Giulia? Dove abbiamo sbagliato, compagni? E No. perché il PD oggi nominerà dei reggenti? Perché?
delle autoreggenti non avrebbero dato a tutti un pizzico di buon umore in più? Non lo so. Forse sì. E perché c'erano dei documenti dei servizi segreti a casa di Scaiola? E soprattutto, se non l'ha pagata tutta lui, si può dire che sia casa sua? Non lo so. E perché Napolitano ha detto ai partiti che sono stati sordi, sterili e irresponsabili? Era quando era commosso? Question news, notizie dubitative. Possiamo aggiungere una vignetta che ci segnala il nostro Paolo Cappelli? Sì, certo, clicco. Ciao, buongiorno. Una segnalazione. Su Paolo Cappelli, subito. Ciao, una segnalazione fiducia, per Cinzia, le cui vignette, lo ricordiamo, le potete vedere sempre sul sito di Rai News 24, perché oggi su un quotidiano britannico, il Telegraph, c'è una vignetta divertente che riprende peraltro un episodio che è stato riportato anche dai giornali italiani. Se vediamo per qualche istante una foto che è un frame in realtà catturato dalle immagini televisive, eccolo qua, lui è un giocatore del Liverpool molto noto, Suarez, che domenica nel corso di Chelsea-Liverpool ha segnato il gol del pareggio a tempo scaduto, quindi è stato un po' il salvatore della patria, però prima ha morso un avversario, il povero Ivanovic, al gomito, e allora è finito appunto sui giornali non soltanto inglesi, un po' di tutto il mondo. Da qui la vignetta del Telegraph, il cronista della partita Chelsea-Liverpool: qui allo stadio di Liverpool siamo nel secondo tempo, o come direbbe Suarez, è l'ora del dessert. Molto british, splenda, dobbiamo dire. Molto splendida, british. Bella, molto bella. Beh, e ci Suarez, ricorda, attenzione, che potrebbe venire alla Juve. Adesso non so più quale dei tre quotidiani sportivi oggi vedeva la coppiata Ibra Suarez per convincere Conte a rimanere. Tre bombe di mercato, Elena. Sicuramente sarai appassionatissima di calcio. E quindi... esperta soprattutto. Beh, intanto diciamo una cosa: che sui pasti nei campi da gioco ci fu anche il mitico orecchio di Tyson. Ve lo ricordo. Ricordate, sì, quando addentò, no, ma per finta, addentò, mi dia il gomito, Ardemagni, addentò il gomito, l'orecchio di chi era? Holyfield, forse, non mi ricordo più, ma poteva essere lui. E invece le tre bombe di mercato le vogliamo ricordare in rapida successione. Beh, la Gazzetta prospetta il ritorno del Pocio in Italia e precisamente a Milano. Lavezzi al Milan, dal Paris Saint Germain ex Napoli. Poi Ibra alla Juve, invece lo dice Tutto Sport, mentre il Corriere dello Sport punta su Zeman all'Inter. Pazzesco. Zeman all'Inter con un'intervista molto dettagliata che in cui Zeman si dice inorgoglito dall'accostamento, perché non sono proposte diciamo esplicita, dall'accostamento del suo nome a quello dell'Inter. Zeman all'Inter sarebbe un po' una larga intesa tra me e lei, Ardemagni, sì, no? Cuore romanista, cuore interista, che nel nome del grande Zeman si possono. Questo è il clima del paese. Questo, Elena, mi fa piacere, le larghe c'è intese. Bisogno di larga intesa, la coesione nazionale, così è. Anche se io rimane temo... solo da aspettare, scusi Ardemagni, ancora 24 ore e poi arriva il governo delle larghe intese, arriva Zeman all'Inter, ritorna. Esatto, e tra l'altro così si compie quello che voleva fare Bersani, cioè lui ha detto mai un accordo con Berlusconi. Esatto. Infatti lui non lo fa. Infatti lui non lo fa. Non lo fa lui. Incredibile, pazzesco. Elena, ci... Ecco. Chi sarà? No, sto attento perché stamattina abbiamo avuto anche Gerardo Colombo, ospite... a Radio attenzione, 2, quindi potrebbe voler aggiungere qualcosa. Pronto? Sì? Sicuramente. Riferirò Ardemagni e Lusè, certo. Deferiti. Frustate. Ok. Come Napolitano. I miei omaggi. Ah, ecco. Riomaggi. Rideferenti e riossequiosi. Ah, beh, allora. Vi devo frustare, ma più tardi. Arriva la vignetta di Cinzia Poli. Ai! Napolitano ha giurato che questa sarà l'ultima volta. Il nostro arrivederci. Abbraccio Grazie. Affettuoso al ripresidente. Ciao Elena, ciao, ciao a tutti voi. Ciao.